Cari amici di pianoconcerto.it e del nostro canale YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di How To. Oggi cominceremo ad esaminare la finestra di editing in Pro Tools. Dunque, la finestra di editing è quella in cui noi svolgeremo la maggior parte del lavoro. In questa tutto risulta organizzato in una timeline, in modo che possiate capire cosa sta succedendo all'interno della sessione mentre questa è in riproduzione. Questa finestra contiene una grande varietà di informazioni sulle tracce, quindi includendo input, output, send, insert e anche di dati sulle automazioni. La finestra di editing contiene anche poi gli strumenti che ci serviranno per l'editaggio dei dati audio e MIDI, come ad esempio creare, arrangiare ed editare specifiche regioni di una traccia audio. In questa puntata però ci soffermeremo sui track controls. I track controls sono appunto i controlli sulla traccia e andiamo a vedere quali sono questi controlli di base. Dunque, all'estrema sinistra delle tracce, vedete, nella finestra di editing, disponiamo di diversi controlli, tra cui, come possiamo vedere, il track name, che è il primo qui in alto, e si riferisce al nome della traccia. Effettuando doppio clic su questo pulsante, verrà aperta questa nuova finestra, dove potremo modificare il nome della traccia, ad esempio scrivendo qui, questa è una traccia in cui è stata registrata l'opera 103 di Schubert, scriviamo Schubert, ma potremmo anche inserire dei commenti, quindi scrivendo ad esempio questo è un commento. I commenti in questo momento non verranno visualizzati perché tutti i commenti sono visualizzati nella sezione commenti della finestra di editing espansa, in questo caso siamo in una condizione minimale, oppure nella finestra di mix. Bene, andiamo avanti, il prossimo pulsante è questo qui, che è il playlist selector, e quindi al fianco del nome della traccia è presente questo selettore di playlist che, cliccandolo dal menu di drop down, potremo scegliere tra le playlist a disposizione. Non essendo scopo di questa puntata vedere le playlist, andremo ad analizzare queste playlist in una puntata dedicata, quindi proseguiamo con la nostra puntata e andiamo a parlare di questo pulsante che è il, quindi sulla seconda riga dei track controls, il track record enable. Quindi nella riga sottostante il pulsante del nome traccia è presente questo pulsante che permette di abilitare la traccia alla registrazione. Quindi per registrare, se noi, come ricorderete, attivavamo la registrazione e premevamo play, questa non produceva risultati se non c'era appunto selezionato anche, vedete, il record enable sulla traccia. Quindi dobbiamo dire a Pro Tools quale traccia è abilitata alla registrazione. Poi abbiamo l'input monitoring, che serve in fase di registrazione per ascoltare quello che stiamo registrando. Il pulsante di solo serve a far ascoltare solamente la traccia su cui esso è stato attivato, mettendo automaticamente in muto tutte le altre tracce della sessione. Vi faccio un esempio: se noi mandiamo in riproduzione adesso sentiremo sia la prima traccia che la seconda traccia. Premendo il pulsante solo, ad esempio su Schubert, sentiremo solo Schubert e quindi l'altra traccia verrà messa in muto. Bene, andando avanti abbiamo il pulsante di muto, quindi cliccando su questo pulsante questo spegnerà la traccia selezionata. Bene, sulla terza riga troviamo il Track View Selector. Il Track View Selector, cliccando e mantenendo premuto questo pulsante, verrà aperto questo menu in cui potremo scegliere diverse visuali nella sezione della timeline, sulla traccia facente parte della sessione ovviamente. Queste opzioni includono blocks, come vedete, playlist, waveform, volume, volume trim, mute, pan left, pan right, eccetera eccetera. Chiaramente anche queste funzioni variano a seconda del tipo di traccia che abbiamo creato. Ad esempio, nel caso di una traccia stereo troveremo pan left e pan right, nel caso di tracce mono troveremo solo la voce pan. Andando avanti, qui vedete questa freccetta qui in basso, track options. In realtà queste fanno parte del Track 8 Selector, proprio come quest'altro righello qui. Quindi cliccando su questa, vedete, su questa piccola freccia si apre un menu drop down in cui potremo andare a scegliere quanto larga
debba essere la verticale della nostra traccia. Quindi ad esempio mettendo large, vedete, questa verticale viene espansa. E la stessa cosa possiamo farla cliccando su questo righello e selezionando quella di nostro gradimento. Le scelte disponibili, come avete visto, vanno da micro, mini, small, medium, large, jumbo, extreme e fit to window. Continuiamo con il nostro excursus e andiamo a vedere l'automation mode selector, questo qui. Ok, e cliccando su questo pulsante apriremo un menu che ci permetterà di scegliere tra le varie modalità di automazione. Queste sono off, come vedete, read, touch, latch, touch and latch, write and trigger. Ancora, andando avanti, abbiamo il voice selector. Cliccando su questo pulsante, vedete, la traccia verrà accesa o spenta e in particolare però selezionando l'opzione Dyne, e se ad esempio abbiamo Pro Tools in versione LE, questa ci permetterà di avere solamente 32 voci attive. Pertanto se dovessimo avere dei progetti aventi un numero di tracce maggiore di 32, impostando il parametro su Dyne, Pro Tools dinamicamente accenderà o spegnerà le tracce a seconda che queste contengano in quell'istante di riproduzione dei dati. Vi ricordo che man mano che si sale di versioni di Pro Tools anche il numero delle voci aumenta. Ad esempio, se non ricordo male, per Pro Tools HD avevamo 192 voci e per l'HDX addirittura oltre 300. Ma non vorrei dire degli spropositi, quindi sarà il caso forse che mi documenti prima di darvi quello che avete sentito però rogolato. Dunque, dicevamo, stiamo vedendo chiaramente una versione minimale di Track Controls. Per vedere una visione espansa andiamo su View, Edit Window Views e andiamo su All. Vedete, cliccando su All noi accendiamo tutte queste opzioni. In questo momento è attiva solo Track All. Andiamo su All e vediamo che qui si è espansa di molto la nostra finestra di Track Controls. Bene, vedete, compaiono le aree relative ai commenti, ai mic pre, agli instruments, agli insert, ai send, agli I/O, quindi dispositivi di input-output, e alle proprietà in real time. Bene, una cosa molto interessante in questa visione espansa dei comandi traccia è che cliccando sul piccolo fader che vedete qui a fianco del selettore di output, questo aprirà il channel strip legato a questo canale. Infatti eccolo qui. E vediamo anche che aprendo questa sezione commenti ci ritroviamo il commento che avevamo scritto, vi ricordate, all'inizio di questa descrizione di Track Controls, proprio dentro all'impostazione del track name. Bene, anche per questa puntata è stato detto tutto, torneremo chiaramente a descrivere meglio che cosa sono gli insert, che cosa sono i send, come manipolare i dispositivi di input output, e quindi vi aspettiamo alla prossima puntata, ricordandovi che per qualsiasi domanda potrete raggiungerci all'indirizzo www.pianoconcerto.it iscrivendovi al nostro forum di discussione.